Sì, si vede il piccolo e il... Andiamo? Sì, sì, prego. Voilà! Perfetto! Allora, benvenuti a tutti, questa è la testimonianza, una delle tante testimonianze del, di come questo nuovo gruppo, possiamo chiamarlo così, questa nuova banca si sta crescendo, sta rivedendo anche il suo rapporto con la clientela, cercando di essere moderni, di avere strumenti moderni per far sentire chi viene in banca un po' più a suo agio. No, poi ce lo spiegherà meglio. Questo in un disegno, in un progetto che è partito il 1° luglio dell'anno scorso, tra un po' farà un anno, di questa, sentite ora? Ecco, di questa aggregazione che abbiamo fatto il 1° luglio del 2016, stiamo avvicinando il primo anno, dunque cominceremo a fare i bilanci, però direi, poi ce lo confermerà o meno il direttore, che l'impegno che Piantibanca ha sul territorio è sempre più forte, l'impegno su Pistoia, come naturalmente su Prato, su Siena, Firenze, poi apriremo tra poco Arezzo, a Pisa, il Livorno. Dunque vogliamo essere la banca di riferimento per le aziende, per le imprese, per le famiglie in Toscana, una banca solida, ripulita, che punta a essere un punto di riferimento, vicina ai clienti, aiutando anche quelli che hanno difficoltà magari a utilizzare i nuovi strumenti, perché avremo anche delle postazioni per loro, perché la tecnologia ci sta facendo cambiare piano piano anche la nostra attività, la nostra vita, lo sapete, non tutti riescono facilmente, però con l'aiuto anche dei nostri colleghi l'obiettivo è di rendere tutti anche per rendere la nostra attività più facile anche per i clienti. Dunque questo è uno dei tanti passi che sta compiendo la banca di rinnovamento e di ringiovanimento, ristrutturazione delle nostre filiali, e prossimamente dovremo appunto Arezzo perché possiamo a Livorno. Dunque parte di un percorso. Benvenuti stasera, grazie di essere venuti, grazie alla cittadinanza di Pistoia per essere vicini a noi in questa trasformazione, e passerei la parola, come si dice, al direttore o alla direttrice? Direttore. Buonasera a tutti, benvenuti, io ho l'onore e l'onore di essere di questa filiale nuova nella veste moderna, funzionale, aperta, e un po' l'immagine di quello che vogliamo essere anche noi, quello che cerchiamo di fare tutti i giorni noi dipendenti, di essere al servizio delle famiglie, delle aziende, di dare un buon servizio, di far sì che l'immagine di questa banca poi si traduca in effetti in servizi, in vicinanza, come diceva il Presidente, al territorio, alle aziende del territorio, alle famiglie della città di Pistoia. Grazie. Chiantibanca, una nuova filiale a Pistoia, a due passi dal centro, un'apertura importante. È un'apertura che testimonia l'impegno di Chiantibanca in tutta la Toscana. Appunto, siamo a Pistoia, Prato, Arezzo, apriremo anche a Livorno, a Pisa. Insomma, una banca in crescita per servire i clienti di tutta la Toscana. Diciamo, ci sono tanti spazi anche riservati per poter discutere con chi ci dà consigli, chi aiuta a investire il proprio patrimonio, chi cerca dei prodotti speciali, il credito, poi ci sono naturalmente le casse automatiche. Insomma, è uno spazio anche, insomma, che invitiamo a visitare, perché ci si sente a suo agio. A volte si è un po' timorosi di entrare in una banca, invece credo che qui, una volta entrati, c'è anche il wifi che funziona, per cui anche per i giovani è un modo per rendere più attrattiva una banca. Una nuova filiale di Chiantibanca a Pistoia, una banca che è sempre più vicina alla città e al tessuto economico, come sta andando? Allora, la nostra è una banca del territorio, nasce come banca del territorio, vuole
crescere e rafforzarsi ancora come tale. E quindi è una banca che da sempre lavora per sostenere le imprese che vogliono fare nuovi investimenti, per aiutare le famiglie nel loro risparmio, nella gestione del loro risparmio, e per sostenere anche le associazioni di tutti i tipi, culturali, sociali, sportivi, eccetera. E quindi questo è quello che da sempre facciamo e che vogliamo fare anche nella nostra nuova area di competenza, che è quella di Pistoia. Abbiamo già iniziato e fatto alcune iniziative, vogliamo continuare perché pensiamo che per noi ci sia la possibilità di fare molto molto bene. Una crisi che ha colpito duramente anche il nostro territorio, ne stiamo uscendo? Allora, ci sono situazioni, è vero, ci sono situazioni difficili, però ci sono anche segnali di miglioramento. La situazione in molti settori sta piano piano avendo piccoli 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 miglioramenti, però bisogna avere fiducia e continuare.